Mi trovo presso gli studi di Cilento Channel in compagnia di Mario Picariello, presidente dell'associazione Il Carro di Agropoli, per un aggiornamento sul Carnevale 2019 previsto nella cittadina agropolese. Allora, vogliamo informare i nostri telespettatori sugli eventi svolti finora e su quelli previsti in questi giorni. Sì, in effetti il carnevale è partito domenica 17 marzo che abbiamo fatto il carnevale disegna, eh, il tuo carnevale con i bambini delle scuole medie e scuole elementari. Approfitto per ringraziare tutte le insegnanti che hanno fatto un lavoro veramente strepitoso e in più anche quello di stamattina che c'è stata la sfilata dei bambini, eh, addirittura mi, mi hanno detto che erano sui 7-800, ma tra i 7-800 bambini, con i genitori, le insegnanti e le persone che sono intervenute a questa manifestazione, in piazza c'erano più di 1200 persone è stata una cosa bellissima sabato 2 marzo ci sarà eh, la corrida diretta da Roberto Apicella domenica eh, 3 marzo ci sarà eh, la prima grande sfilata di carri allegorici che partirà da Viale Lombardia e farà via Pio X e arriveranno in piazza i carri e poi eh, defluiranno eh, per eh, Viale Europa mentre lunedì sera ci sarà la Miss e Miss mister carnevale eh, associati alla Miss e Mister eh, Mediterranee. Eh, lunedì dalle 9.30 fino alle 11 ci sarà la premiazione dei bambini che hanno disegnato eh, con eh, veramente le loro fantasie quello che riuscivano ad esprimere il disegno del carnevale e si passerà poi seguentemente alla finale eh, della sfilata dei carri a martedì 5. A martedì 5 avremo due ospiti. Eh, sarà un carro di licinella Pestum capaccio e avremo uh, una presenza di 8. 60 persone con vestiti, eh, vestiti veneziani eh, che faranno un corteo con le loro musiche, con eh, tutte le loro attrazioni che porteranno dietro. Io li ringrazio da adesso anche a loro. Oggi è la, la giornata da, dei, dei ringraziamenti e eh, mi emoziona perché per la prima volta fare un carnevale e avere questa affluenza e queste persone che collaborano per me è una grande gioia. Un altro ringraziamento va a tutti i carristi va al comune di Agropoli nella persona del sindaco Adamo Coppola che mi ha dato una grande mano, non poco grande e ringrazio tutte le forze dell'ordine i vigili urbani nella, nella persona di Carmine Di Biasi perché veramente mi ha accompagnato con la mano a fare dovute documentazioni insieme al consigliere Giuseppe De Filippo Quanto lavoro c'è dietro questo evento che appunto cresce di anno in anno? Vi dico la verità da carrista c'è un lavoro esagerato Fare, aiutare mio figlio e fare il carnevale, stare dietro a tutti ehm, i carristi, mi elogia. È una cosa bellissima. Il lavoro ce n'è tanto, ma noi non lo contiamo. Bene, noi ringraziamo il presidente Picarello e invitiamo tutti a partecipare a questa bellissima iniziativa.